And Bonucci forward from the back. There is the delivery right round the corner, and a chance for the shot and a goal early on. And they lead already to Juventus through Sami Khedira. He picked up the pieces. He was the most alert inside the penalty area. And the champions are off and running. It does come now, and the header is good. It's 1-1. First sight of goal for Chievo. And the man who really made a name for himself on loan last season is the man who levels things up. He's arriving now for Giaccarini, who goes down under the challenge, and that's a penalty. And all of a sudden, Chievo, who trailed, lead against Juventus. And Giaccarini does it brilliantly. It's 2-1, and we are on for a big, big shock in Verona. Wow. There is the delivery. It comes all the way through, and it's in. It's an own goal as well. Well, Bonucci's claiming it and saying it's his. It did look like the last touch went off the defender. We will see that again, but with 15 minutes to go, Juventus have clawed their way back into it. Wants to beat him again, beats him again. Hard and low goal. Would you believe it? Fernando Bernardeschi, just moments after that goal was chalked off, has won it in stoppage time for you. Cáceres, another shot. Zielinski. Strakosha at full stretch. Some way wide in the air. Leaving this to his defenders. Immobile setting it up for Luis Alberto. Decent opportunity. Now at the other end, Immobile dealing with three, beating them all. And Lazio have a deserved lead. Prolific last season. It's taken him less than 25 minutes to break his duck in the new campaign. That is quite magnificent, but it's absolutely abject defending. Milinkovic Savic using his height to get it away. Decent effort back in from Albiol and put into the net for 1-1. All eyes on the flag, which never came up. And Napoli, has it been disallowed? Insigne with an excellent ball over the top, and Milik makes it 1-1. This one will count. And Napoli are back on level terms, right on the stroke of half-time. He's had one disallowed. Who's got options either side of him? He's gone for goal himself. Luis Alberto with a delivery. It was a potent near-post flick. And Immobile can't believe that he's missed. Oh, the one man you want it to fall to. Just Hisai plays it in. Alan flicks it down, and it's a brilliant strike from Insigne that gives Napoli the lead for the first time in the game. They've come from behind. Dzeko si avvicina all'area, dentro il pallone per Kolarov sul palo. Occasione Roma. In rigore Dzeko, fermato da Mbuo. Ancora Dzeko! Sull'esterno il palo del bosniaco. Ancora pericolosa la Roma. All'indietro il tocco per Rincon, destro giro sulla traversa, è pericoloso anche il Toro. Adesso Berenguer chiude 1-2, poi in aria il pallone per Iago Falche col sinistro. Iago Falche, Torino 1, Roma 0, il gol dell'ex, porta avanti Granata. Parte il traversone verso Dzeko. Un gol fantastico di Edin Dzeko allo scadere, porta in vantaggio la Roma. Recupero, titolo di coda. Gaudio si gira, di Gaudio, il rimpallo di Gaudio. Scuffet riesce a deviare la proiezione in verticale di Inglese. Una finta su Nauting, ancora Inglese. Roberto Inglese con un gran gol, porta in vantaggio il Parma. Il primo con questa maglia per lui. L'esultanza di Roberto Inglese. Siligardi contro Samir, il cross dentro, non la tiene Scuffetta, arriva Barilla, il gol di Barilla, raddoppia il Parma, male, qui Scuffetta spalanca, tu di mano, grazie al VAR l'arbitro assegna il calcio di rigore all'Udinese, dimezzare lo svantaggio, parte De Paul, è spiazzato Sepe, 2-1, il gol del Poscio, Rodrigo De Paul. Pallone allargato per Samir, il cross dentro Fofana! Secco Fofana trova il 2-2, l'Udinese la rimette in equilibrio da 2-0 a 2-2.
In aria, il cross dentro, Caputo non la prende, arriva Krunic che la mette in porta dopo 14 minuti, è in vantaggio l'Empoli, 1-0 sul Cagliari, ha segnato Krunic. Empoli con Zajc in aria, Zajc col piazzato sul fondo. Zajc e Caputo, ancora Zajc in verticale per Caputo, in area sinistro, raddoppio dell'Empoli, Ciccio Caputo, sempre lui, segna il 2-0 dell'Empoli. Male, palla al centro, Pavoletti vuole calciare, lo fa con violenza ma trova il palo. Bella azione del Cagliari questa volta, rischia Chiffi, l'Empoli festeggia. Burabia, punta l'area, Burabia, Handanovic con il piede nega l'1-0. Verticale per Icardi, il controllo Icardi. A spazio di Francesco, contrastato da Miranda, giù di Francesco, calcio di rigore. Non ha dubbi, Mariani, tutto pronto. Parte Berardi, Handanovic tocca ma non può evitare l'1-0. Il Sassuolo in vantaggio con il calcio di rigore, trasformato Lirola. Da fermo, il cross verso Boateng. Il palo a dire di no a Kevin Prince Boateng. Perisic di prima, il cross dentro verso Icardi che divora il gol dell'1-1 a 0 metri da salita. Il campionato dell'Inter vince il Sassuolo. Marcatura, spazio, il Trenza che ci prova, Gomis si allunga e la mette, il cross morbido verso Missiroli, buona alla sponda, arriva Petagna, sinistro, Skorupski si allunga e para, c'è la sterzata verso il centro, vuole calciare ancora Kurtic, che gol, quello del vantaggio della SPAL al 71esimo, Bologna 0, una volta bene la SPAL, Tiago Cionek si allunga il pallone, Noji con una scivolata molto rischiosa. Infatti a chiusura a sorpresa a Bologna, vince la SPAL. Ciano calcia col destro, palo! Pericoloso il Frosinone che sfiora il vantaggio. Di prima dentro per Gomez che controlla e calcia! È il Popu! È il Popu Gomez! È in vantaggio l'Atalanta! Dopo 14 minuti, Atalanta 1, Frosinone 0. Col sinistro, la crossa dentro a De Boer, di prima al volo il raddoppio dell'Atalanta dopo 3 minuti del secondo tempo. Atalanta 2, entra in area di rigore, affronta Salamon, la mette al centro, Pasalic, 3-0 Atalanta, torna in Italia con la maglia dell'Atalanta. Posso Alfredson, vuole calciare con il destro, Gomez, la tocca soltanto Sportiello ed è doppietta per il Papu, 2 gol, 2 assist, è tornato, è il Papu, la doppietta di Gomez, poi Pasalic e Atebur.